Ciao a tutti, benvenuti sul mio canale. Oggi vi parlerò di tre cover subacquee per S8 e S10. Bene, qui abbiamo una cover per S10. No, S10 Plus, no, S10E, S10. Una cover che va bene per entrambi, una cover per S8. E qui abbiamo un S8, vi farò vedere come va dentro la sua custodia. Innanzitutto questa ha un cavalletto. Per poter appoggiare il telefonino. Qui da un lato c'è una piccola rientranza per poter aprire la cover. Eccola qua. Ha tutto intorno una guarnizione. Bene, mi raccomando, fate fare bene gli scatti a tutta la cover, controllate anche 2 o 3 volte, perché a volte sembra che sia tutta chiusa, ma non è così. Allora, qui abbiamo i gommini che si aprono per le porte per la ricarica e il jack per le cuffie. Sono un po' duri da aprire. Eccoli qua. Anche questi ogni volta controllate bene che siano rientrati dentro. Qui abbiamo il tasto di accensione, questo è il tasto Bixby e i tasti del volume che funzionano benissimo. Questa cover non va con, se avete un vetro protettivo è un po' più difficile metterla, penso, ma se avete una pellicola leggera dovrebbe andare bene. Mentre questa qua si apre così. È tutta in plastica. Potete mettere il vostro telefono qui. Questa, a differenza di quest'altra, potete metterla anche con una cover normale, entra uguale perché è molto spaziosa. Si richiude. Ecco qua. Questa qui è fatta diversamente, questa sembra come un silicone molto elastico, però a differenza dell'altra non potrete agire sui tasti di accensione o volume o anche sul caricabatterie e sulla porta aux. Qui abbiamo la cover dell'S10 che è uguale a quella dell'S8. Eccola qua. In questo momento non ho l'S10 perché sto registrando con il telefono ed è uguale. Qui fate bene a chiudere tutta la cover.
qui ha anche lei i gommini per le porte di ricarica e delle cuffie. Qui ha i tasti, vi posso assicurare che funziona molto bene perché io più che altro queste le sto adoperando per il lavoro, visto che lavoro con il ferro, quindi tutta la polvere metallica rovinerebbe il telefono. Che dire, io con queste due mascherine mi sono trovato molto bene. Questa invece vedo, sinceramente non l'ho neanche utilizzata perché vedo che è molto leggerina come materiali. Le altre due invece sono di ottima qualità. Dimenticavo, questa qua ha anche al centro per l'S10 ha la plastica che è leggermente più fina per l'impronta digitale e con il mio non funziona perché io tengo ancora la pellicola originale dell'S10, quindi l'impronta a me non funziona, però essendo più fina dovrebbe funzionare. Io ancora non l'ho tolta, non penso che la toglierò, quindi sono rimasto molto molto soddisfatto di queste due cover che, come vi ho detto, la uso molto per il lavoro, quindi per la polvere eccetera, altrimenti andrei a rovinare subito i telefoni. Ah, per quanto riguarda l'S8, l'unica cosa che mi sono trovato un po' male, avendo solo una cassa, è l'audio. Quando parli al telefono, se tieni questa mascherina, diciamo, tutto il giorno, non la adoperi solo per andare al mare, eccetera, l'audio si sente basso. Invece con S10 no, perché avendo le due casse sia sopra che sotto, l'audio è più alto, quindi sentirete meglio il telefono. E con questo ho detto tutto, spero vi sia stato di aiuto. Bene, qui sotto vi lascio tutti i link in descrizione, continuate a seguirmi e alla prossima!